Come il Rinascimento italiano, solo il Rinascimento italiano, anzi in questo caso veneziano. Una mostra evento a Mosca dedicata a Tiziano, Tintoretto e Veronese ha portato nella capitale russa 23 capolavori che mettono il visitatore a forte rischio di sindrome di Stendhal, una bellezza indescrivibile che scatena grandi emozioni. Il Museo Pushkin, nonostante il periodo di grande concorrenza tra le mostre internazionali nell'aggiudicarsi i capolavori, è riuscito a organizzare un evento spettacolare che sarà accessibile sino al 20 agosto e che è stato permesso grazie all'enorme lavoro compiuto da Mondo Mostre e all'importante sostegno dell'Ambasciata d'Italia a Mosca. Sia Marina Lasciak, che dirige il Pushkin, sia il capo missione Cesare Maria Ragaglini non hanno mancato di sottolineare quanto sia stata decisiva anche la passione che la Russia continua a nutrire per il nostro paese e la nostra cultura. Una passione giustamente premiata da una tale sfilata di tele, dalla Salomè con la testa del Battista di Tiziano a una mirabile fresca di restauro Susanna e i Vecchioni del Veronese, fino al ben noto ritratto di Alessandro Farnese di Tiziano, custodito generalmente a Capodimonte. E come direttore scientifico della mostra, Bernard Eichema, una rockstar della storia dell'arte che ci spiega il profondo significato di tanta bellezza. È unico perché riesce a collegare i tre grandi protagonisti della pittura veneziana del Cinquecento, i tre protagonisti che hanno fatto sì che la pittura veneziana, da quel momento fino al giorno di oggi, è un'entità a sé stante, è una grande scuola, è una scuola contraddistinta da colore e drammaticità chiaroscurale, cosa che si trova per la prima volta nelle opere di Tiziano, pittore cadorino che da giovane è venuto in Laguna a Venezia e in un certo senso può essere considerato il primo pittore europeo, perché ha lavorato nella sua lunga carriera non solo per committenti veneziani, non solo per committenti europei, ma per committenti anche stranieri. Filippo II, Carlo V, i grandi signori dei suoi tempi. Tiziano è una specie di padre fondatore, è lui il punto di riferimento e l'idea della mostra appunto è far vedere come il grande punto di riferimento Tiziano dialoga con i suoi due grandi, se vogliamo, successori, che sono Paolo Veronese e ancora di più Jacopo Tintoretto.